spettatori. Da quando è nata Gidda TV, ha avuto una particolare attenzione per il benessere psicofisico degli insegnanti. Infatti, nella playlist La salute dei docenti, potete trovare numerosi interventi del dottor Vittorio Lodolo Doria, medico specialista, esperto in patologie professionali dei docenti, che non ha bisogno di essere presentato perché è riconosciuto come il massimo esperto in questo campo. Oggi lo abbiamo in studio per iniziare una serie di incontri sulle malattie professionali degli insegnanti partendo da casi concreti. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi e grazie ancora per l'invito. Sì, devo dire che ci sono delle nuove, delle grandi novità, e cioè il fatto che deve essere avviata l'operazione di acculturamento sul burnout e sulle malattie professionali degli insegnanti. In particolare ho aperto una pagina Facebook che è proprio deputata a questo lavoro, a questa funzione, cioè quella di acculturare le persone, i docenti in particolare, che non ne sanno molto, su quelle che sono le patologie professionali tipiche, che sono l'80%, lo ricordiamo, sono patologie psichiatriche, ed anche altre patologie di tipo fonatorio, ma che sono sicuramente 5 volte inferiori come incidenza rispetto alle prime. Cosa fare allora? Informare gli insegnanti. Come? Attraverso appunto l'attivazione di una pagina Facebook. Chi si iscrive alla pagina Facebook ha la possibilità di ricevere in automatico le pubblicazioni scientifiche. Questo è molto importante perché si chiede all'insegnante di partecipare a questa campagna di acculturamento, come distribuendo gli studi fra i colleghi, ma non solo, anche ai medici di base, agli specialisti che li seguono, perché i medici stessi non sono all'occorrente per quanto riguarda queste patologie professionali. Un altro grosso punto che noi valutiamo è quello di illustrare la sintomatologia ed i segni della manifestazione del disagio, in particolare del disagio mentale e del disagio psichico. Qui noi possiamo vedere sicuramente ed attingere da quelle che sono le testimonianze degli insegnanti stessi che scrivono, e da qui presentare una serie di casi che consentono di familiarizzare con questi segni e sintomi che spesso la persona trascura perché non riconosce e non sa che sono l'inizio di una lunga escalation verso una patologia strutturata più seria e quindi di pertinenza psichiatrica. Qual è il caso di oggi che ci ha portato? Ma oggi ne ho portati due perché sono molto brevi e perché magari potrebbero lasciare un po' di amaro in bocca, e cioè magari non far sospettare agli addetti ai lavori che si tratti proprio di un disagio psichico iniziale. Vediamolo. Scrive una insegnante: sono sempre stata tranquilla e soddisfatta. Per motivi di famiglia ho dovuto cambiare istituto e città. Mi trovo in piena crisi. Ho enormi difficoltà di concentrazione e mi dimentico spesso argomenti che invece conosco bene. Le lezioni in classe sono diventate una tortura, per non parlare della correzione dei compiti. Sono sempre stanca e ho l'impressione di non farcela. Ecco, questa prima lettera è molto eloquente, soprattutto per gli addetti ai lavori. Uno potrebbe dire: ma chi è che non si sente stanco, soprattutto dopo aver cambiato città, eccetera. Invece noi troviamo proprio una dichiarazione. Prima viene detto stavo bene, cioè quello che noi dobbiamo notare è il cambiamento in particolare è repentino. Apre l'apertura di questa lettera è: sono sempre stata tranquilla e soddisfatta, quindi qualcosa è intervenuto. Certo, è intervenuto anche il cambiare l'istituto, il cambiare città, che ovviamente destabilizza moltissimo, ma poi ci sono dei sintomi che sono importanti, sono la difficoltà di concentrazione e il dimenticarsi spesso argomenti, cioè non il dimenticarsi le chiavi di casa, gli occhiali e qualcosa del genere, ma il dimenticarsi quello che tu hai studiato per anni, spiegato per anni, illustrato per anni. Questo ovviamente è un segnale di allarme molto importante. Perché dice che fa fatica a correggere i compiti, nel senso che proprio perché fatico, perché dimentica anche come si possono correggere? Per entrambi, ma soprattutto ciò che rende difficile la correzione dei compiti è proprio questa incapacità a concentrarsi. Ovviamente uno deve stare molto attento alla correzione dei compiti, altrimenti gli sfugge qualcosa, ma chi non è capace di concentrarsi perde sicuramente la cosa.
E da ultimo conclude: sono sempre stanca e ho l'impressione di non farcela. Quindi un'impressione di non farcela qua ancora non dice una cosa che invece dirà più avanti, che lei continuerà a fingere, cioè uno dei segnali più importanti è la cosiddetta dissimulazione. Cioè io fingo di stare bene di fronte agli altri, perché gli altri non mi crederebbero, perché io, come tutti, siamo vittima degli stereotipi, in particolare di fronte al lavoro degli insegnanti. Quindi un insegnante non può stare male con le tante vacanze che fa e poiché lavora, per l'opinione pubblica, una mezza giornata al giorno. Bene, e l'altro invece? L'altro è decisamente più eloquente. Parte in due o tre righe, descrive quasi un manuale, dice: sento stanchezza, rassegnazione, senso di colpa, inadeguatezza, paura, indecisione, paralisi. A scuola non sto bene, faccio una fatica bestiale ad affrontare la giornata, muoio di sonno, dormirei sempre, ho il pianto facile, i nervi mi ballano e mi sento sempre in affanno. Sto aspettando con trepidazione che arrivi la data dei trasferimenti e penso di cercare di andarmene, a costo di tornare alle medie. Ma nessuno mi capisce. Vedo che mi si guarda in modo incuriosito e sembra che la mia difficoltà sia una grossa lagna. A scuola faccio fatica a condividere quello che sento e quel che è peggio è che mi sento intimorita dai miei alunni. Ma questo non potrebbe essere un caso di problemi che lei ha per i fatti suoi, che non dipendono dal fatto che viva a scuola un disagio? Questa è una bellissima domanda, perché apre tutta una questione sulla definizione di cosa è quello che la legge definisce nel testo unico per la tutela della salute dei lavoratori, lo stress lavoro correlato. Cos'è lo stress lavoro correlato? Allora, ipotizziamo quanto lei dice, e cioè che questa persona si senta male per tutta una serie di cose che ha a casa, perché c'è il marito che la tradisce, perché sta divorziando, perché c'è figli in piena adolescenza che la stanno facendo impazzire. Questa va a scuola. Arriva a scuola e la terza volta che un bambino fa cadere la matita, si avvicina al bambino, perde l'estate e dà uno schiaffo. Allora qui la domanda è: ma è stress lavoro correlato o no? Secondo la definizione sbagliata che viene data di stress lavoro correlato, e cioè che lo stress lavoro correlato è lo stress legato al lavoro, allora questo ovviamente non è stress lavoro correlato. Ma in questo caso, secondo il bambino che riceve lo schiaffo a scuola, per lui sicuramente è stress lavoro correlato. E quindi la definizione corretta, cos'è lo stress lavoro correlato? La risposta corretta è lo stress determinato dal o esercitato sul lavoro a prescindere da chi lo determina. Quindi è chiaro, e noi siamo così, noi uomini inteso come essere umano, dovunque maturiamo lo stress poi ce lo portiamo sempre dietro, lo esercitiamo. Quindi non ha veramente assolutamente senso parlare di stress lavoro correlato come stress determinato dal lavoro. In questo caso noi non lo sappiamo, però è molto chiaro intanto la sintomatologia: stanchezza, rassegnazione, senso di colpa, inadeguatezza, paura, indecisione, paralisi, morire dal sonno, avere il pianto facile, i nervi sempre tesi, sempre in affanno, trepidazione, poi arriva, inizio a vedere del sospetto e sospetto che gli altri ce l'abbiano con me. E qua si sta innestando un delirio persecutorio, fino a dire: io mi sento intimorita dai miei alunni. Quindi qua siamo a sicuramente una fase molto più avanzata di quella del caso precedente, però molto interessante, perché ci dà una sintomatologia molto ampia e sta a introdurre proprio la questione dello stress lavoro correlato. Non possiamo pretendere che una persona lasci a casa il proprio stress, perché anche l'insegnante che torna a casa si trova a un certo punto stressato per tutti i rapporti con i colleghi, con l'utenza, col dirigente scolastico, con gli ATA stessi, e ovviamente i poveri figli a casa e anche il marito o la moglie ne possono ovviamente risentire. Quindi lo stress è unico. Lo stress è unico. Noi siamo unici, siamo l'insieme, siamo una risultante. Un docente che si accorge di avere questi problemi cosa deve fare subito, immediatamente? Deve fare esattamente l'opposto di quello che ha detto proprio la testimonianza. Non nascondersi e soprattutto la salvezza è la condivisione. Mentre in questo caso si innesta
un meccanismo che io sento, mi sento intimorita dagli altri, dunque io non condivido e mi allontano, mi isolo. Quello che ovviamente serve, ma non alla singola persona, e serve a tutti, è esattamente quello che noi stiamo facendo, cioè la operazione di dire: guarda, tu sei soggetto a determinati rischi, devi riconoscerli e li affronti. Levare dunque lo stereotipo dagli insegnanti, perché lo stereotipo stesso che ha l'opinione pubblica c'è l'insegnante. L'insegnante, il milione di insegnanti italiani, fanno parte dell'opinione pubblica e dunque devono ovviamente acculturarsi su questo, condividere e poi gestire molto meglio quello che è il loro tempo libero, i loro spazi, perché poi ci sono tutte le altre dimensioni e se vengono ovviamente schiacciate dalla scuola, e a questo punto io non riesco a venire fuori. Ma non pensa che la condivisione sia difficile in ambito scolastico, come penso in tutti gli ambienti di lavoro? Nel senso che se un collega sta male, soprattutto di questo tipo di male, questo tipo di disagio, uno cerca di prendere le distanze perché non vuole essere toccato, non vuole proprio vedere che lui si sente normale, è normale, e l'altro che ha difficoltà. Quindi è difficile questa condivisione, secondo me, oppure non succede? No, la condivisione è sempre difficile di per sé, soprattutto laddove c'è un'ignoranza di base spalmata su tutti. Oggi noi siamo convinti che l'insegnante, o meglio, l'opinione pubblica è convinta che l'insegnante sia un fannullone. Sì. L'insegnante stesso è convinto che lui stesso non faccia parte dell'opinione pubblica, mentre lo stereotipo è nell'insegnante stesso, tant'è vero che l'insegnante non condivide la propria situazione, non condivide proprio questo malessere e questo stare male, questa sensazione di disagio, non ne parla, perché poi vede, oltre al problema dello stereotipo, c'è un altro problema che io chiamo ste e sti. Ste è lo stereotipo, l'abbiamo detto, lo sti è lo stigma della patologia mentale. La patologia psichiatrica comporta sempre questo, dunque io mi vergogno, allora non dico, taccio e, come abbiamo detto in precedenza, dissimulo. Noi cosa ci terrorizza? Ci terrorizza ciò che noi non conosciamo. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare conoscenza. Portare cultura significa fare in modo di parlare di questi problemi e non fare come quello che fanno le istituzioni, cioè negare assolutamente tutto, nonostante siano state varate decreti come l'81 all'articolo 28. Bene, ringraziamo il dottor Lodolo e ci vediamo per il prossimo appuntamento con il dottore. E da Gida TV un caro saluto. Arrivederci.